Ciao raghi, come state? Io mi sono appena svegliato e che dire? Vi racconto un poco com'è andata questa settimana. Partiamo dal secondo live. Il secondo live è stato super intenso. C'è stata l'eliminazione di Edda nella prima parte del live che mi ha un po' scosso. Però, ciononostante, soprattutto sotto suggerimento di Edda, che a un certo punto, mentre io ero un po' così, mi ha guardato e mi ha detto: "Concentrati per il live, basta." Ho voluto seguire letteralmente il suo suggerimento e da lì è venuto fuori anche un po' il mio fuoco interno. E devo dire che questa cosa penso che si sia vista poi nella mia esibizione. Ho dato davvero tutto. Sono anche molto, molto contento di questo perché riuscire a portare un brano di questo tipo in un programma simile è una grossa soddisfazione per tutta una serie di motivi che secondo me potete arrivarci benissimo anche voi. La cosa più bella è stata che è piaciuto così tanto che è arrivata anche alla, come dire, alla diretta interessata, alla regina, che mi ha pure scritto, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che vuole vedermi in finale, tutta una serie di cose che leggere anche in quella sera, potete capire che era un uragano di emozioni. Infatti, una sera così, cioè, può capitare forse una volta a settimana, si può gestire, perché tutti i giorni sarebbe assurdo. Chiaramente, finito il secondo live, si parte subito con l'assegnazione, mica mi ha assegnato la cura di Battiato. Questo brano lo stiamo preparando in un certo modo, in un modo diverso rispetto ai brani che abbiamo portato finora, con dei settaggi diversi. Questa cosa dovrebbe mettermi un sacco di ansia, e invece questa settimana, non so per quale motivo, mi sento un poco più tranquillo rispetto alla volta prima, perché probabilmente mi sento anche un poco protetto da questo brano. Ma soprattutto è un brano che mi porto da sempre dentro di me. Quindi, secondo me, cantarlo poi su quel palco sarà un po' anche come sentirsi a casa, dentro di me. Ma la cosa comunque importante è che sarà sempre un rivolgersi e un dichiarare un amore, come dire, universale a voi e a chi mi sta ascoltando. Quindi ci sono per me tante aspettative positive e non vedo l'ora di, come dire, di salire sul palco e, come dire, lasciare andare tutto. Tutto quello che posso dare di positivo
positivo, emozionale. Come dice Mika, spero di provocarvi delle emozioni, che è il suo obiettivo primario. Mi raccomando, statemi vicino, ma lo fate già. Incrociamo le dita. E che dire? Vi mando un bacio.